tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi parliamo di Shein, ma non di abbigliamento come al solito, ma della sua nuova linea makeup Shea Glam. Anche a me suona strano Shea Glam così come Shein, mi verrebbe spontaneo usare la I al posto della E, ma la mia referente mi ha espressamente, dello staff, mi ha espressamente scritto che la corretta pronuncia è con la E e non con la I. Ma indipendentemente dalla pronuncia, come tutte le appassionate di makeup, ho colto veramente con grande entusiasmo questa novità, anche perché si tratta di una linea makeup super economica. I prezzi vanno da 2 ad 8 euro, quindi il prodotto più costoso della linea costa 8 euro e si tratta di prodotti cruelty free. Voglio mostrarvi ovviamente oggi che cosa ho selezionato io sul sito, dirvi anche che cosa ne penso dopo aver provato questi prodotti, e tanti li ho utilizzati anche per realizzare il look che vedete. Vi anticipo che ci sono dei prodotti così così, ma ho scoperto anche dei prodotti assolutamente top. Giù nell'info box troverete l'elenco dei prodotti che sto per mostrarvi e anche il mio codice che vi dà la possibilità di usufruire di un 15% extra di sconto sui vostri ordini, che poi è lo stesso che potete utilizzare anche per l'abbigliamento. Una cosa che volevo assolutamente sottolineare è che ho ricevuto i prodotti a casa imballati in un modo veramente super accurato, a prova di bomba. Infatti ci ho impiegato circa un quarto d'ora con forbici, coltelli per aprire il tutto. Ma cominciamo, e voglio cominciare con il Creamy Concealer, quindi correttore liquido a lunga durata che ha un costo di 3 euro. Questo correttore è disponibile in 4 nuance. Io ho scelto il colore più chiaro, 01 Fair, questo perché anche il colore 02 Light, sinceramente, dalle foto presenti sul sito, mi sembrava un colore veramente un pochino troppo scuro e grigiastro per le occhiaie, e io il correttore lo utilizzo solo ed esclusivamente nella zona delle occhiaie. E questo correttore ha un packaging molto carino. Come vedete abbiamo un packaging primario argento ad effetto olografico, molto molto grazioso e cangiante. Anche il tappo del prodotto ha questo effetto olografico, e il correttore è dotato di un applicatore a spugnetta dal taglio obliquo. Il colore è semplicemente meraviglioso, è perfetto, trattandosi proprio di un correttore pensato per me, almeno per da utilizzare sulle occhiaie, perché si tratta di un beige giallino chiaro che ha anche un bellissimo effetto illuminante sulla zona. Ha una texture che è assolutamente fluida e setosa, che si sfuma con estrema semplicità sia con le dita che con una blender. Ha una coprenza indubbiamente medio alta, io per me insomma ne basta poco e copre tutto alla perfezione. Si fonde perfettamente con la pelle, non secca, non segna, non va a finire nelle pieghette. Ha una texture come dire coprente, ma non pastoso, insomma, ecco, non ha una formula troppo asciutta, ed è anche molto levigante, quindi proprio riduce l'aspetto di rughe, rughette e linee sottili. Il finish non è opaco, anzi appena applicato ha anche proprio, dona alla pelle un effetto lucido, bagnato e anche un po' appiccicoso, sarebbe importabile non fissato, però dopo che lo fissate appunto con una polvere l'effetto è veramente fantastico, potete vederlo. L'ho applicato ovviamente anche stamattina perché è proprio, ha un'ottima coprenza, ma l'effetto comunque è molto naturale, dura tutto il giorno, è veramente super resistente e dona un aspetto comunque più giovane e luminoso. Io vi straconsiglio di provare questo correttore, mi ha veramente stupito in positivo, sono rimasta veramente molto colpita dalla sua formula, e come si dice, poca spesa, tanta resa. Ma passiamo al secondo prodotto, che invece è una palette di ombretti, si chiama Rhapsody Eyeshadow Palette, che ha un costo di 5 euro. Queste palette sono disponibili in 6 varianti e contengono 9 ombretti. Io ho scelto questa incentrata sul viola, come si capisce dal packaging, perché io amo il viola, le sfumature violacee sono le migliori per esaltare, per tirare fuori il verde dell'iride. Il packaging è molto carino, il formato ricorda le palette Colourpop. Abbiamo quindi questo splendido motivo con piume sullo sfondo, poi questa cornice dorata. La palette è dotata di una chiusura magnetica, specchio interno non ce n'è, ma insomma con questo prezzo non possiamo neanche pretenderlo. E all'interno abbiamo quindi 9 ombretti da
1,38 grammi, quindi diciamo anche una buona quantità, e abbiamo 5 ombretti matte all'interno di questa palette e 4 ombretti shimmer, direi proprio scintillanti. E invece per quanto riguarda la selezione colori, abbiamo una palette, come vedete, che è praticamente quasi esclusivamente composta da tonalità violacee, ad eccezione di questi due nude matte opachi, matte opachi bellissimo, o matte opachi, comunque avete capito, e di questa gialla shimmer sul rosso arancio. Sotto le gialle vediamo anche i nomi delle nuance, ma vediamo i colori nel dettaglio. Allora, il primo ombretto che vedete si chiama Unicorn ed è un viola freddo con micro sparkles fucsia e azzurri. Il secondo si chiama Petal, è un rosa freddo semitrasparente con riflessi fucsia e rossi. Questo è sicuramente più adatto come topper per arricchire altri ombretti di 1000 riflessi. Il terzo ombretto si chiama You, è un marroncino chiaro pescato, caldo, quasi invisibile sulla mia pelle, anche perché comunque non è molto pigmentato, insomma, è un ombretto che va costruito. Abbiamo poi Tangerine, che è questo rosso ramato semitrasparente con riflessi rosa e arancio. Abbiamo poi Lavender, che è questo lavanda elettrico con glitter fucsia e azzurri. Segue l'ombretto Lily, che è un lilla freddo opaco. Abbiamo poi Escape, che è un pesca chiaro opaco. Pink Me, che è un lilla chiarissimo freddo sempre opaco. Infine, conclude la palette Mandala, che è un lavanda medio scuro opaco. Questo è, come vedete, il colore più scuro, più intenso presente all'interno della palette. Per il make-up che vedete, io oggi ho utilizzato, se non erro, vediamo qual era questo qua. Sì, questo colore qui, brillante, insomma, sulla palpebra mobile, stratificandolo forse una decina di volte. E poi praticamente il lilla opaco nella piega e il lavanda nell'angolo esterno. E questo è il risultato finale, che comunque, insomma, è molto grazioso. Ma cosa ne penso di questa palette? Devo dire che per me è un nì. Sicuramente la qualità non è male, gli ombretti sono setosi. Non sono tutti scriventissimi, però comunque sono facili da modulare. Quelli shimmer hanno una consistenza quasi cremosa, come potete vedere anche dalle gialle, insomma, che ho utilizzato di più. Però indubbiamente ci sono dei però. Innanzitutto dovete considerare che questa è una palette che contiene sfumature pastello delicate e luminose, quindi non è sicuramente adatta per realizzare smoky intensi. Considerate anche che non è una palette completa, manca per esempio un colore molto scuro per l'angolo esterno, ma anche un colore chiaro da utilizzare per illuminare l'arcato, anche insomma in generale per creare punti luce. Ma soprattutto quello che a me piace meno di questa palette è il fatto che gli ombretti shimmer sono praticamente per lo più tutti topper, quindi ombretti semitrasparenti che rilasciano più colore che glitter e che quindi più che da soli sono adatti da sovrapporre ad altri ombretti per ottenere un effetto quindi bagnato e tridimensionale. Sono ombretti ricchi di glitter, belli pieni, insomma, carichi di glitter e quindi vanno assolutamente applicati tamponandoli con le dita su un primer, un correttore, comunque una base grassa per non ritrovarvi con glitter sparsi dappertutto. Io sinceramente avrei inserito magari un paio di questi topper, diciamo così, però poi avrei anche inserito degli ombretti satinati o metallici, degli ombretti luminosi ma non glitterati. Questi sono ombretti comunque un pochino più impegnativi da applicare, insomma, da gestire e anche da portare. Quindi, in definitiva, sicuramente con questa palette, lavorandoci un po', si possono realizzare dei bei make-up. Ci sono delle nuance splendide. Io amo in particolare, insomma, questi tre viola matte, però per quanto mi riguarda non è una palette esaltante. Proseguiamo e proseguiamo invece con la Stereo Face Contouring Palette. Questa è la numero 502 Nude. Vi segnalo che c'è anche la 501 Moonlight, che però è una palette di illuminanti. Questa ha un costo di 5 euro. Il packaging, come vedete, è tutto nero, insomma, molto elegante e professional. Ed è una palette che contiene praticamente 6 gialle da 5 grammi l'una per un totale di 30 grammi di prodotto. Quindi le gialle sono giganti, come vedete. Infatti, devo dire che sono rimasta molto colpita proprio dalla dimensione di questa palette. All'interno contiene 5 gialle dal finish completamente opaco e solo una dal finish delicatamente
completamente satinato. Anche qui, come vedete, abbiamo i nomi delle nuance sotto le gialle, ma vediamo i colori. Allora, il primo colore che vedete si chiama The Bright Side ed è un beige rosato freddo, chiaro e opaco, setoso e pigmentatissimo, ideale da utilizzare magari come cipria a seconda della carnagione. Io non potrei mai usarla perché ha un sottotono non adatto, insomma, alla mia carnagione, ma anche per esempio come base per uniformare la palpebra. Poi abbiamo Vanilla Bourbon, che è questo giallino chiaro, ideale da usare per fissare il correttore e illuminare l'area del contorno occhi. Abbiamo poi Queen of Ice, che è un beige rosato delicatamente satinato, quindi questo sarebbe l'illuminante della palette, che però purtroppo illumina in modo veramente molto molto discreto. A parte questo, il colore non mi fa impazzire perché è un po' troppo scuro per una carnagione medio chiara. Sulla mia pelle si vede pochissimo, va sicuramente stratificato, lo riproverò con l'abbronzatura, però sicuramente, insomma, non è un illuminante che mi piace particolarmente. Passiamo alle polveri presenti nella seconda fila. Abbiamo Tanned Goddess, che è un marroncino molto caldo, come vedete aranciato, che è più che come bronzer, per i miei gusti è sfruttabile come blush nude ed è veramente molto bello e naturale come nuance. Abbiamo poi Noble Taint, che è questo nocciola neutro freddo ma non grigiastro, perfetto per scolpire il viso e creare ombreggiature naturali. Questo è veramente un bel colore da contouring che secondo me si adatta a molte carnagioni. Infine conclude la palette Chocolate Cake, che è questo marrone medio caldo, classico colore da bronzer per ottenere un effetto sun-kissed immediato. Ora, la cosa che colpisce di queste polveri è senza dubbio la texture, perché è veramente vellutata, setosa, ultrasensoriale, piacevole al tatto. Sono polveri ben pigmentate e facili da sfumare, che non creano macchie sul viso e che hanno anche un'ottima tenuta. Sicuramente una palette dalle dimensioni notevoli, quindi non so, magari non è proprio il massimo per viaggi e spostamenti, però per me è sinceramente molto valida e quindi, considerato il suo prezzo, io ve la consiglio. Per me come palette viso, diciamo, non è perfetta, semplicemente perché, come potete vedere, per me manca un vero e proprio illuminante. Però per esempio le polveri della seconda fila e anche il giallo chiaro per fissare il correttore mi piacciono moltissimo e già secondo me questi quattro prodotti valgono il prezzo, perché non dimentichiamo che questa palette costa soltanto 5 euro, quindi insomma è un po' difficile andare a comprare quattro prodotti con questa qualità, insomma, con 5 euro. Comunque procediamo e andiamo a scoprire la 3D Pro Face Palette, quindi una palette viso che io ho scelto nella variante più chiara, nella versione peachy, perché io amo le tonalità pescate. Vi segnalo però che c'è anche una versione con tonalità un pochino più intense che si chiama Copper. Questa è una palette che ha un prezzo di 4 euro, ha un packaging molto carino, c'è una scatola esterna che, come vedete, è graficamente identica alla palette, che è in cartoncino rigido pesca, ovviamente opaco di base, con su scritto peachy, come vedete, ad effetto lucido tono su tono. Abbiamo anche il logo del brand in rilievo, rose gold, quindi diciamo che non manca la cura dei dettagli. Ha sempre una chiusura magnetica e all'interno contiene 4 gialde, una in crema e 3 in polvere, cosa che sinceramente io non avevo capito perché pensavo contenesse solo prodotti in polvere. Ma volevo dirvi anche un'altra cosina molto simpatica e curiosa, che se ci fate caso, ma comunque se non lo leggete fidatevi, dietro la palette c'è scritto che contiene al suo interno un illuminante, una setting powder e poi 2 contouring shades. In realtà, secondo me, questa palette contiene un blush e 3 illuminanti, ma vediamo i colori nel dettaglio. Allora, la gialla in crema, come vedete, è un beige dorato chiaro shimmer. Abbiamo poi un illuminante in polvere, invece, quindi chiarissimo, quasi bianco, dal finish metallico con riflessi dorati. Un altro illuminante oro chiaro, sempre pigmentatissimo, metallico e dalla texture burrosa. E infine un blush pesca
rosato satinato. Penso sia sinceramente evidente da questi swatches che in questa palette non ci sono prodotti da contouring. Tradizionalmente i prodotti da contouring hanno finish opaco e tonalità neutro fredde. Io non ho mai visto un prodotto da contouring scintillante, tantomeno una setting powder. Insomma, vorrei vedere chi ha il coraggio di uscire con uno di questi prodotti applicato praticamente su tutto il viso. Ma al di là di questo, che cosa ne penso di questa palette? Ora, devo dire che anche in questo caso la qualità delle polveri sicuramente non è male, sono scriventi, setose, non polverose, però sinceramente questa palette per me è un no. Il blush non è male, anche se devo dire sulla mia carnagione, diciamo medio chiara, si vede pochissimo adesso, immaginiamoci con l'abbronzatura. In generale comunque considerate che questa è una palette con tonalità molto chiare e delicate, adatte all'inverno e alle carnagioni più chiare, ma la nota dolente per me di questa palette sono veramente gli illuminanti, perché sono veramente troppo, sono troppo luminosi, troppo pigmentati, troppo scintillanti, sembrano più ombretti che illuminanti. Per utilizzarli sul viso vanno dosati con il contagocce per non vedere proprio la strisciata luminosa da lontano. Insomma, non so se dagli swatch riuscite a vedere, insomma, a capire un attimino questo aspetto. Però devo dire che per quello che costa magari si può prendere in considerazione come palette di ombretti, perché comunque queste sono tonalità bellissime anche sugli occhi per andare a creare dei look super glow, insomma luminosi, e magari la gialla in crema si può anche utilizzare come base per look luminosi, proprio per ottenere un effetto ancora più intenso e sfaccettato. Però sinceramente per me come palette viso, insomma, non è un no, e oltretutto sì, ed è sicuramente, insomma, senza dubbio il prodotto che ho apprezzato meno tra quelli che ho scelto, quindi di questa nuova linea makeup. Procediamo con un prodotto che si chiama Face Palette Powder, che altro non è che un blush gradiente a lunga tenuta. Questo prodotto ha un costo di 4 euro, è disponibile in 3 nuance. Io ho scelto il colore più scuro, che è il numero 03, e si chiama Seduction. Il packaging è molto grazioso, abbiamo quindi scatole esterne sempre l'effetto olografico, è veramente bellissima, mentre il packaging primario è molto semplice, tondo, con top trasparente, e contiene 8 grammi di prodotto, quindi abbiamo una bella gialla grande, e come vedete il colore è sfumato, quindi è più chiaro, insomma diventa più scuro andando verso il basso, quindi si può ottenere volendo sul viso un effetto un pochino più delicato o più intenso. La texture mi piace moltissimo di questo blush, perché è veramente una texture setosa, vellutata, proprio, cioè, proprio starei così per tutta la giornata ad accarezzarlo. È un blush molto pigmentato, come potete vedere, quindi sicuramente va dosato con attenzione, utilizzato in piccole dosi, ed è comunque sicuramente più adatto per le carnagioni medio scure, insomma, che non per quelle chiare, per quanto riguarda la nuance, che è sinceramente meravigliosa. Guardate qua che colore stupendo che è. Si tratta infatti di un rosa intenso, direi abbastanza neutro, impreziosito con una punta di rosso, che dona vitalità e illumina il viso. Non è assolutamente un colore banale, è vivace ma non troppo audace. Io lo trovo di una bellezza estrema, veramente molto elegante e femminile, e dona anche un bell'effetto salute. Questo blush per me è assolutamente promosso, e ho intenzione di portarlo con me anche al mare. Il colore, insomma, quello che indosso, mi piace veramente tantissimo, si sfuma facilmente, ha un'ottima tenuta, insomma 4 euro veramente, come dire, merita, punto. Meglio così, però no, meglio stare zitti, perché quando comincio ad ingarbugliarmi è meglio che cambiare, diciamo così, argomento. E voglio concludere veramente in bellezza con i Velvet Perfection Matte Allure Lipstick. Quindi parliamo di due rossetti opachi. Questi rossetti hanno un costo di 4 euro e sono disponibili in 8 colorazioni. Il packaging è veramente quello di un prodotto di auto
alta profumeria, elegantissimo, tutto oro e nero. Questi rossetti sono dotati di una scatola esterna che, come vedete, è più grande rispetto al rossetto, sembra quasi la scatola di un fondotinta. Il packaging primario è fatto in questo modo, quindi ha questa forma squadrata, è praticamente un packaging molto solido, robusto e anche pesante, e sono dotati questi rossetti di chiusura magnetica, quindi chiusura calamitata, e hanno anche, proprio il dettaglio non, come dire, non meno importante, non meno bello, diciamo così, il nome, il logo del brand inciso praticamente sopra lo stick, quindi veramente direi cura estrema dei dettagli. Ma devo dire che se il packaging sicuramente mi ha colpito ancora di più la formula di questi rossetti, quindi non sono solo belli ma sono veramente molto molto validi. Innanzitutto sono dei rossetti che hanno una texture morbida, cremosa, ricca, corposa, fondente. Hanno una texture, di nuovo, che è assolutamente scorrevole sulle labbra, direi proprio super scorrevole, scivolano proprio sulle labbra. Un colore pienissimo dalla prima passata. Il finish è opaco, ma ne sto indossando uno ovviamente. Un opaco vellutato, un opaco che non evidenzia le imperfezioni delle labbra, ma al contrario, questi rossetti hanno proprio un effetto perfezionante, un effetto levigante. Infatti non a caso il dimeticone, che è praticamente che appartiene alla famiglia dei siliconi, è il primo ingrediente dell'Inci. Non hanno nessun odore particolare e sono molto confortevoli sulle labbra, insomma veramente piacevoli da indossare, e applicati insieme, abbinati ad una matita labbra, hanno un'ottima tenuta. I colori che io ho scelto, i due colori che io ho scelto, sono meravigliosi, però devo dire per fortuna, semplicemente perché devo assolutamente segnalarvi che però i colori che vedete sul sito non sono praticamente attendibili, non corrispondono alla realtà. I colori infatti sul sito sembrano più spenti. Io pensavo di aver scelto due nude, due colori sul marroncino, e invece ho scelto due colori rosati, che però, come vi dicevo, sono bellissimi e che vado subito a mostrarvi. Allora, il primo colore che vedete si chiama Retro Rose ed è un rosa medio, vivace, caldo, pescato, con un tocco di corallo all'interno. Un colore secondo me molto bello per questa stagione, ravvivante ma non troppo vistoso e anche non scontato. Il secondo invece si chiama Rendezvous, è quello che indosso, lo state vedendo insomma dall'inizio del video. È un rosa simile come intensità all'altro, ma più freddo e spento, direi anche con una punta di malva all'interno. Questo è un rosa veramente elegante, sofisticato, super versatile, perfetto da indossare tutti i giorni. E se vi può essere utile, volevo dirvi che io l'ho abbinato con la matita numero 16 rosa scuro di Wycon, mentre questo l'ho utilizzato l'altro giorno con la matita 24 rosa mattone, e ci sta veramente benissimo. E passiamo adesso alle mie considerazioni finali. La linea Makeup, quindi She Glam, è una linea appena nata, ma direi che promette veramente bene. Non è ancora completa, mancano diversi prodotti come il fondotinta, però secondo me è veramente una bella novità nel mondo beauty. Sicuramente devono migliorare la presentazione dei prodotti sul sito, perché comunque le descrizioni sono troppo scarne e le foto non molto fedeli ai colori reali. I miei preferiti tra i prodotti che ho ricevuto sono proprio, vediamo il mio podio, numero uno sicuramente questi rossetti, provateli e non ve ne pentirete, insomma io ne prenderò altri, insomma assolutamente, tranne colori proprio scurissimi, però voglio prendere anche altri colori. Al secondo posto per me si piazza questo fantastico correttore, quindi il Creamy Concealer. Terzo posto invece per questo fantastico blush gradiente. Per quanto riguarda invece le palette viso, devo dire che la mia preferita tra le tre che ho provato è senza ombra di dubbio questa da contouring, mentre la palette di Ombretti ve la consiglio giusto se amate il viola e i look scintillanti, ma per me contiene un po' troppi glitter e i colori comunque sono troppo delicati. Io diciamo che in realtà non ho mai amato particolarmente i colori pastello, e invece all'ultimo posto, insomma, quello, la palette che vi consiglio meno è questa, quindi la palette viso, perché è veramente troppo distante
distante da quella che è la mia idea di palette viso, insomma, secondo me è lontana da una classica palette viso, ma devo dire che sono sicura che sentiremo parlare tanto di questa nuova linea makeup, perché la maggior parte dei prodotti sono assolutamente performanti e i prezzi sono davvero irrisori. Bene, io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.